con Sua Eccellenza il Vescovo di Viterbo, Lorenzo Chiarinelli, ma io non riesco che a chiamarlo Don Lorenzo, certo. Veramente anima e insegnamento fondamentale per tanti giovani, quello storico liceo classico in cui costituivi un messaggio importante, e mi piace ricordare quel momento proprio nel segno di Massimo Rinaldi, che oggi viene ricordato per via del 22° anno della rivista Padre, Maestro e Pastore. Dico bene, un'occasione in cui valorizzare Massimo Rinaldi, ma perché no, il grande Don Lorenzo. Che significa questo giorno? Ma io sono particolarmente lieto di queste iniziative che si concentrano su Massimo Rinaldi. È come far zampillare ancora una sorgente sempre viva, perché il nostro territorio ha bisogno innanzitutto di esplorare le sue radici, ma anche di cogliere tutto ciò che lo apre verso il futuro. E Massimo Rinaldi, percorrendo le strade della provincia e della diocesi e dando il suo messaggio, soprattutto con un suo stile singolare che richiama quello di Papa Francesco, evidentemente apre ad un futuro verso il quale dobbiamo non solo guardare, ma muovere e aiutare a muovere soprattutto le giovani generazioni. E per una rivista che è arrivata a 22 anni nel nome e nel segno, esatto, di Massimo Rinaldi. E che alimenta questa sorgente e la fa conoscere e poi ne manda i rivoli dappertutto, tra le realtà semplici e quelle complesse, a livello istituzionale come anche a livello di volontariato. È una grande cosa, e complimenti per la rivista che arriva a 22 anni e per questa figura straordinaria che Riedi deve coltivare e continuare ad amare. Grazie di cuore.